Questo convegno è un convegno internazionale che raccoglie molti dei principali studiosi di Nietzsche, provenienti sia dall'Italia che dall'estero, e che terranno le loro relazioni in queste 3 giornate. Il convegno nasce da 2 circostanze, dalla convergenza tra 2 circostanze. La prima è la realizzazione per la casa editrice De Gruyter, la casa editrice tedesca De Gruyter, di un volume intitolato Nietzsche e i filosofi. Che raccoglie voci relative a tutti i filosofi che Nietzsche ha letto e studiato. E dall'altra parte, la seconda circostanza è quella del pensionamento di un collega bolognese, cioè il professor Carlo Gentili, che è stato uno dei più autorevoli studiosi nietzschiani, non solo a Bologna, ma anche proprio a livello italiano e internazionale. Ecco, quindi il convegno è nato dalla convergenza, dalla combinazione di questi due elementi. E si cerca di mettere in risalto, accanto al Nietzsche scrittore della filosofia, che è scrittore di filosofia, che è probabilmente l'aspetto più conosciuto, il Nietzsche lettore di filosofi, un aspetto che è stato spesso, sottovalutato. Si è detto spesso, in effetti è anche vero, che Nietzsche non era stato un grande lettore profondo dei grandi classici della filosofia, a cominciare da quegli antichi, da Aristotele per esempio. Però in realtà Nietzsche si era avvalso di strumenti analitici importanti, come la storia della filosofia moderna di Kuno Fischer o la storia del materialismo di Friedrich Albert Lange, che gli consentono di avere un panorama molto completo della filosofia dagli inizi fino ai suoi giorni. Il convegno Sophil Mistrauen, Sophil Philosophie, che si sta tenendo presso l'aula Prodi del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, cerca di affrontare la filosofia di Nietzsche da un punto di vista inedito. Se numerosissimi sono gli studi sul Nietzsche scrittore, in questo convegno ci si interrogerà per contro sul Nietzsche lettore di filosofia, che ha da qualcosa ha avuto un ruolo centrale nella sua formazione, nella sua carriera di filosofo. Dunque, in queste 3 giornate spazieremo nella storia della filosofia da Socrate a Pascal, da Montaigne a Goethe e altri filosofi, dallo scetticismo antico a Emerson, per vedere che tipo di lettore Nietzsche fosse, che tipo dunque anche di interprete di filosofia. Dunque sarà un convegno sull'ermeneutica nietzschiana della storia della filosofia.